trovato al pubblico di Pateretro, al nostro consueto appuntamento con l'informazione sul mondo dell'occulto e sul satanismo. Sono passate solo alcune settimane da quando è stato eletto il nuovo Papa, Papa Francesco, e in più occasioni Papa Francesco ha parlato del diavolo. Per Papa Francesco il diavolo non è una metafora, non è un'idea, ma è un nemico insidioso che ruba la speranza, quindi è un qualcuno o un qualcosa che agisce nella vita degli uomini. E il secolo scorso è stato sicuramente il secolo dove maggiormente il diavolo ha preso una forma, ha preso una veste. Parliamo in particolare di quelle che sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI definiscono come ideologie del male. E queste ideologie hanno avuto come vittime anche coloro che hanno professato la propria fede per Cristo. Quindi i martiri del XX secolo sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, quello del sangue. E tra i tanti martiri ce n'è uno in particolare a cui anche Papa Francesco ha rivolto molta attenzione, visto che è stato uno dei suoi primi atti del pontificato, ovvero la storia di Rolando Rivi. E quello che adesso vi mostreremo è appunto il suo martirio, il suo sangue dato solamente perché vestiva l'abito talare. Provincia di Modena. Qui in questo bosco adesso andremo insieme a percorrere questa strada che porta a questo bosco dove finisce il martirio di Rolando Rivi, di questo ragazzo di 14 anni e 3 mesi che viene ucciso, massacrato, torturato, seviziato perché è un seminarista della Chiesa Cattolica. Viene ucciso in odium fidei, cioè viene ucciso perché è in odio alla fede cattolica professata da Rolando Rivi. Rolando Rivi, devo dire, nella mia vita è diventato, dopo che l'ho incontrato, e incontrandolo la prima volta ho capito che era un tesoro nascosto. Era un tesoro perché era il cuore di un ragazzo innamorato del Signore, innamorato della vita, il più scatenato dei giochi, ma anche il più ardente. Tutto comincia il 10 aprile del 1945, tutta la regione ormai è presa dai partigiani che in qualche modo si oppongono al regime di Hitler, al regime dei tedeschi. Rolando Rivi è un giovane seminarista, porta l'abito talare perché professa in modo visibile la propria fede religiosa. Viene rapito, c'è stato un vero e proprio sequestro di persona, così diranno poi i giudici, un sequestro di persona da alcuni partigiani. Lo prendono e lo portano in questo casolare, sempre a Monchio. In questo casolare viene rinchiuso per 3 giorni e qui subisce le peggiori e le più atroci sevizie. Viene picchiato, subisce un giudizio sommario da parte di questa commissione che si è creata all'interno dei partigiani. Subisce un giudizio, viene accusato di essere un traditore, di essere una spia al soldo dei tedeschi. Ovviamente tutte accuse che poi saranno smontate e dimostrate nulle. Viene picchiato, viene insultato, gli viene sputato in faccia. Per 3 giorni subisce Rolando Rivi, un ragazzo di 14 anni e 3 mesi, subisce tutto questo. Alla fine, forse in preda sicuramente ad un delirium, viene preso con la forza e portato in mezzo a questo bosco, dove qui subirà il martirio, perché testimone di Cristo. Dove adesso c'è una lapide che ricorda il martirio, avviene qualcos'altro. Prima dell'esecuzione di questa scellerata condanna, Rolando Rivi chiede di poter pregare. Qui si inginocchia e chiede di pregare per il padre e per la madre. Non si sa per quale motivo, sicuramente perché toccati dalla mano di Dio, i carnefici acconsentono a questa preghiera, ma Rolando Rivi fa ancora qualcos'altro. In ginocchio chiede di pregare e soprattutto chiede perdono per gli esecutori
di questa scellerata sentenza. Come nel processo farsa di Gesù, stesso giorno, il venerdì, stessa ora, alle 15, stesso processo finto, anche per Gesù. E come Gesù sulla croce, anche Ronaldo Rivi chiede: Signore, perdonali. Ricordo due fatti importanti. Innanzitutto il papà e Don Camellini portarono la salma di Rolando a Monchio, dove ebbe una prima sepoltura. Monchio è ancora in provincia di Modena, ma poi, finita la guerra, poche settimane dopo, il 29 maggio, Rolando, le spoglie di Rolando furono riportate, la sua piccola bara su un biroccio trainato da un cavallo, furono riportate a San Valentino. E questo fu il primo momento in cui il popolo riconobbe Rolando come martire. E tutto il paese e tutti i suoi amici andarono incontro, portarono a spalla questa cassetta che conteneva Rolando, e in quel giorno ci fu come una festa della libertà, perché finalmente di nuovo tornarono a sventolare le bandiere dell'Azione Cattolica, le campane della chiesa tornarono a suonare. Durante la guerra questo era proibito, Mussolini impediva che l'Azione Cattolica potesse farsi promotore pubblica, no? del proprio annuncio. Il desiderio di verità, di giustizia, consentì lo svolgimento del processo. Il papà e Don Camellini e altri testimoni si recarono a Lucca. A Lucca furono smontate completamente le false accuse che erano state fatte contro Rolando e i due responsabili furono condannati in primo grado a Lucca, poi furono condannati in secondo grado a Firenze, dalla Corte di Assise di Appello di Firenze, e infine la sentenza divenne definitiva in Cassazione. La condanna in Cassazione fu di 16 anni per il comandante del gruppo partigiano e di 23 anni per l'esecutore materiale dell'assassinio. I partigiani lo rapiscono Rolando Rivi e poi lo massacrano, lo uccidono per avere un prete di meno. Grosso modo è l'esatta descrizione. È questa, per avere un prete in meno. Sì, un prete in meno. Perché? I preti facevano così del male? Sì, le davano fastidio. I preti, a quel tipo di partigiani, perché ce n'erano di varie qualità. Sì, quella è una deriva dei partigiani, sì. Non erano tutti così ovviamente. E allora, quella squadra lì, per loro la chiesa era fumo negli occhi. E allora tutti quelli che si potevano far fuori, li facevano fuori.